Do il bentornato al professor Domenico Schiavino, bentornato. Grazie, allora, bentrovati. È direttore dell'unità di allergologia del Policlinico Gemelli di Roma e poi insomma abbiamo anche qui un ospite, una paziente del professor Schiavino, Giulia Garofalo. Spiegheremo il perché più avanti, perché della presenza di Giulia, perché oggi parliamo di allergie. Ebbene sì, perché non esistono più le mezze stagioni, ve ne sarete accorti. Ebbene, non esiste neanche più la stagione dell'allergia, perché chi credeva che, come dire, la primavera fosse la regina delle stagioni per eccellenza per chi soffre di allergia, e beh, si sbaglia di grosso, perché anche l'autunno dà dei grossi grattacapi, vero professore? Allora, in questo periodo che tipo di allergie ci sono? Ma insomma, intanto l'allergia è presente sempre, ci sono delle stagioni in cui ci sono più sintomi, ma insomma in questo periodo per esempio è in aumento l'allergia ai farmaci, perché cominciamo ad avere l'influenza, cominciamo ad avere la febbre, quindi aumenta il consumo dei farmaci. È sicuramente in aumento l'allergia ai pollini, diciamo, finali della stagione, ma stanno riducendosi e stanno nascendo le allergie perenni, perché le allergie perenni sono provocate dagli acari della polvere di casa e dalle muffe. Gli acari della polvere di casa gradiscono molto questa stagione, perché si riproducono se hanno una temperatura ambientale tra i 16 e i 20 gradi, che è esattamente quella che abbiamo adesso, esatto. E se hanno un'umidità superiore al 50-60%. Quindi in questo momento noi ci dobbiamo aspettare una riduzione dell'allergia alla puntura di insetti, perché gli insetti vanno in letargo e ci vediamo con loro la prossima stagione. Esatto. E ci dobbiamo aspettare una riduzione dell'allergia alimentare, perché maggiori responsabili di reazioni avverse severe sono i frutti estivi, i frutti esotici. Ci dobbiamo aspettare una scomparsa dell'allergia da polline, l'incremento dell'allergia e dell'asma, cioè rinite asma legata agli acari della polvere e alle muffe, e ci dobbiamo aspettare, mi pare che abbiamo detto tutto. Adesso andremo nel dettaglio, professore. Lei ha parlato di rinite e asma, insomma oggi dedicheremo proprio la nostra puntata proprio a questi due tipi di allergie, rinite allergica e asma allergica. Iniziamo ovviamente con i sintomi della rinite, professore. Quali sono i sintomi? La rinite è una delle malattie allergiche più diffuse, colpisce ormai, la rinite in senso generale, oltre il 30% della popolazione. La rinite allergica è un buon 50% di questo 30%. I sintomi sono quelli di ogni raffreddore, con la differenza che il raffreddore non allergico è accompagnato da secrezioni giallastre purulente, cosa che non avviene nella rinite allergica. La rinite allergica è caratterizzata da prurito nasale, secrezione biancastra, liquida, chiara, acquosa da parte delle mucose nasali, ostruzione nasale e poi purtroppo le complicanze della rinite allergica, che poi affronteremo più avanti. Io volevo sapere proprio da Giulia, perché insomma Giulia per fortuna è stata curata con grande successo, sì, professor Schiavino. Allora, quali erano i tuoi sintomi? Tu da quanti anni soffrivi in realtà di allergie? Io soffrivo fin da piccola, da 3 anni in su, fino ai 10 anni, che poi sono andata in cura dal professor Schiavino. Soffrivo di prurito agli occhi, gonfiore, lacrimazione, difficoltà respiratorie e anche soprattutto nasali, tanto che magari spesso per vedere la televisione dovevo curarmi con Scottex bagnati sugli occhi proprio per prevenire il gonfiore. Proprio il fastidio, sì, che tu avevi. La deconcentrazione e poi magari sonnolenza dovuta agli antistaminici, che però non riuscivano a farmi passare questi sintomi, insomma. E quindi riuscivo anche cioè non potevo neanche uscire da casa, perché magari... Infatti a scuola come facevi? Perché insomma tu, so che sei una bravissima studentessa, sì, insomma questo lo dobbiamo dire, però come era facevi? Difficile, era difficile, perché comunque mi deconcentravo facilmente e poi perché ero costretta a dover indossare occhiali da sole, perché... comunque per il polline lo so, con gli amici magari ti prendevano anche in giro, perché è tipico insomma, sì, i bambini sono così, e perché con questo poi insomma mano a mano a dieci anni ho fatto le prove allergiche e quindi sono andata in cura con il professor Schiavino. E adesso torniamo al professor Schiavino. Sì. Allora professore, abbiamo parlato dei sintomi, abbiamo sentito anche la nostra Giulia, insomma fastidio davvero, una qualità di vita è pessima veramente, soprattutto perché è piccola, difficile soprattutto. Difficile, poi non
non si dorme la notte, no? Perché il naso è chiuso, ci si alza la mattina più stanchi della sera precedente, insomma. Allora, però attenzione, i nostri amici ci stanno seguendo da casa. Giulia sta benissimo, sì, adesso, sì. Perché, adesso sì. Perché insomma scopriremo fra un po' come si deve curare l'allergia, perché l'allergia va assolutamente curata e oggi ci sono tantissime terapie per curarla, mi raccomando. Questo, anzi, vedete il numero in sovrappressione 822-88-96 se volete intervenire per porre qualche domanda al professore. Allora, andiamo alle cause. Professore, perché ci sono le cause che determinano questo. Ma dunque, noi dobbiamo intanto fare una grande differenza tra la rinite non allergica e la rinite allergica. Cioè, ci sono due grosse, noi li chiamiamo endotipi delle riniti, cioè due famiglie. La rinite non allergica è una rinite legata ad una iperreattività specifica della mucosa nasale, per cui ogni scusa è buona, l'umidità dell'aria, il vento, il freddo, l'infezione, per dare delle ostruzioni nasali persistenti. E poi c'è la grande famiglia della rinite allergica che sta sopravanzando la rinite non allergica, perché 20 anni fa, 30 anni fa, su 100 riniti croniche per esempio, trovavamo 50-60 che erano non allergiche e soltanto 30-40 che erano allergiche. Adesso si è spostato, la percentuale è del 60% delle riniti allergiche e del 40% delle riniti non allergiche. Perché tutto questo, professore? Mi scusi la domanda, ma quasi insomma banale. Cioè perché si è stato questo inverno? Ma perché meccanismo? I nostri sistemi di difesa sono peggiorati. Lei si è chiesta perché c'è un aumento delle allergie alimentari? Perché il 90% di quello che mangiamo contiene delle sostanze chimiche, che sono volontarie o involontarie. E noi non siamo nati per mangiarci le sostanze chimiche, siamo nati per mangiarci le proteine, gli zuccheri, tutti i contenuti degli alimenti. Allora, a quel punto, questa presenza delle sostanze chimiche nel nostro intestino e sulle nostre mucose con l'aria che respiriamo danneggia la protezione immunologica che noi abbiamo costituzionalmente, che impedisce l'ingresso di sostanze estranee come sono i pollini o come sono le proteine alimentari al di sotto della mucosa e quindi la sensibilizzazione allergica. Quindi ci sono mille motivi legati all'inquinamento sia alimentare che respiratorio che facilitano l'insorgenza di una malattia allergica. Detto questo, il problema è che cosa succede una volta che uno è diventato allergico. Naturalmente ognuno reagisce a modo suo, ognuno ha un'espressione clinica. La maggior parte dei pazienti riesce a contenere i sintomi con, anzi non la maggior parte, una quota di pazienti riesce a mantenere i sintomi con delle terapie sintomatiche. Giulia non ci riusciva perché non era abbastanza, anche perché poi noi sappiamo che a lungo andare la persistenza della infiammazione allergica determina una cronicizzazione dei sintomi. Quindi ad un certo punto ci si sgancia dal contatto con l'allergene, cioè, mentre inizialmente l'allergene è l'unico responsabile della manifestazione, a furia di essere contattati quotidianamente da esso, le mucose nasali e bronchiali si sganciano dalla dipendenza dell'allergene. E quindi qual è la prognosi della rinite allergica? Non è mantenere per tutta la vita i 2 mesi di rinite, ma la prognosi è negativa perché si aggancia poi una rinite cronica persistente di natura non allergica, vengono i polipi e le rinosinusiti croniche che sono una vera maledizione viene l'asma bronchiale. Quindi questa è la cosa. Allora, parliamo della prevenzione, perché un po' di prevenzione insomma si può fare in questo caso, soprattutto per quanto riguarda ci sono degli atteggiamenti, un'educazione proprio ambientale che dobbiamo rispettare, soprattutto per chi soffre qual è la prevenzione, quali sono i consigli che possiamo dare? Dunque, la prevenzione ha un valore moderato, non ha un valore assoluto, però si può tentare sempre di fare. Per esempio in questo periodo stiamo dicendo che muffe e polveri domestiche sono i maggiori responsabili. La prevenzione dell'allergia agli acari è quello di respirare meno acari. Per quello che è possibile, cioè è utile per esempio non avere tappeti dal pelo lungo nelle nostre stanze da letto, è bene non avere divani che non abbiano delle coperture lisce, che un divano di velluto attrae e trattiene molto la polvere, è bene avere sul materasso e sul cuscino dei coprimaterassi che consentono una buona areazione ma non il passaggio degli acari.
Ma tutto questo non impedisce a chi è allergico agli acheri di avere dei sintomi. Perché purtroppo allora, comunque viviamo in queste grandi città. La quantità di quello che si respira è comunque molto elevata. E quindi è necessario che chi è allergico agli acheri faccia una terapia farmacologica e faccia una terapia desensibilizzante. Allora, questa prevenzione, io immagino che Giulia, insomma, tua mamma abbia adottato di tutto, sì, insomma, a questo punto. Sì, insomma, sì, nei primi anni di vita. Insomma. Allora, tu poi hai iniziato a fare la diagnosi, no? Sì. Insomma, la diagnosi, immagino, il professore sia andato dal professor Schiavino, la diagnosi, per esempio, nei confronti di Giulia, qual è stata? Insomma, la diagnosi di queste, di tutte le malattie dovrebbe esatto, essere... Esatto, sia di asma che... Di tutto, vale per tutte le allergie, ma anche del no? mal di pancia, dovrebbe essere il primo... colloquio con il paziente, cioè quella che noi chiamiamo anamnesi. L'anamnesi ci dà tante di quelle informazioni e ci aiuta nello scegliere poi i test diagnostici. A fianco all'anamnesi c'è bisogno di un esame obiettivo che purtroppo oggi non si fa più, perché oggi io vedo terapie per l'asma date al telefono, perché il paziente telefona al medico e dice io non ho tempo, purtroppo questo il tempo tirando, per cui bene. Si fa prima magari al telefono anche questo, lo so, professore, però non si può fare la diagnosi di asma al telefono, no, è sbagliatissima, anche perché io ho visto gente che per 2 anni dopo una telefonata si è fatto dei potenti broncodilatatori e non era un asmatico, quindi insomma l'atto medico ha una sua dignità, noi abbiamo dei doveri, bisogna fare il minimo indispensabile che sono storia clinica ed esame obiettivo. Noi per esempio nella rinite l'esame obiettivo, cioè la rinoscopia, ci dà già delle indicazioni, perché il naso allergico ha una mucosa biancastra, pallida, coperta di una leggera secrezione sierosa, un'ipertrofia dei turbinati. Il naso non allergico ha una mucosa rossa, edematosa, gonfia. Già guardando uno si fa un'idea, mi sa che questa è allergica, mi sa che questa che non è allergica. Poi bisogna fare la diagnosi diciamo esecutiva, i test, che sono i test cutanei, ecco, vedete, ecco, esatto, abbiamo preparato insomma vedendo, il cartello al riguardo, tutti. I test cutanei che devono essere poi confermati anche da un prelievo del sangue. Io non do mai un vaccino se non ho la sicurezza al 100% che quello che trovo sia spieghi la sintomatologia del paziente, che ci sia una correlazione al 100% tra i test cutanei e gli esami del sangue. E in caso di dubbio io faccio degli altri approfondimenti, cioè facciamo dei test di provocazione, facciamo il test di attivazione dei basofili, che è un esame un po' più complicato, ma insomma abbiamo bisogno di una diagnosi di sicurezza. Ma questo perché non è una questione di forma, ma è una questione di sostanza. Certo. Se non c'è la sicurezza, non ci sono neanche poi i risultati con il trattamento desensibilizzante. Esatto, soprattutto per la terapia, poi cioè, la diagnosi serve soprattutto per poi avere una terapia adeguata. Io volevo sapere da Giulia, tua mamma aveva dei, beh, prima di andare al professor Schiavino, insomma, adottava, non lo so, che cosa ti faceva, insomma? Sì, antistaminici, colliri o spray nasali, che però non erano sufficienti per progredire in una vita normale. Normale, per cui tu a scuola dopo un po' ovviamente non ce la facevi sì, più, anche, insomma, anche nella, non solo a scuola, ma anche insomma nella vita normale, quotidiana di tutti i giorni. Anche, è questo. Sì. Tu sei andata lì una volta diagnosticata, ogni volta diagnosticata rinite allergica, insomma ti sei data da fare, ci sono state le terapie e adesso arriviamo alle terapie, professore, che è la parte più importante. Allora, quali sono le terapie? Perché si parla di vaccini così come l'acqua fresca, in realtà insomma prima arrivare al vaccino bisogna fare... Parliamo insomma, della rinite allergica, poi magari parleremo anche delle terapie dell'asma, sono due cose completamente adesso, diverse. Ci concentriamo sulla rinite. Allora, una volta fatta la diagnosi, uno ha davanti a sé il paziente con i suoi problemi. Non può pensare di dare il vaccino e dimenticare che quello c'ha, non dorme, c'ha l'ostruzione nasale, non sente gli odori. Allora bisogna, in genere si comincia con una terapia farmacologica e una terapia immunologica, se la diagnosi è una diagnosi di certezza. Le terapie farmacologiche per le rinite allergiche sono quelle che ha detto Giulia, cioè gli antistaminici, fin quando funzionano non siamo felici, molte volte però non funzionano. Gli steroidi nasali, il cortisone nasale, che è utile ma non va bene sempre per tutti. Nelle fasi iperacute si possono usare i vasocostrittori, ma questo è un problema perché c'è tanta gente che trae un beneficio momentaneo da questi vasocostrittori e però continua ad usarli e si abitua ad essi, e questi poi alla fine diventano sempre più cattivi, no? No, come, diventano come gli antibiotici, meno efficaci nel determinare la decongestione e formano poi alla fine un'ipertrofia, un edema cronico delle mucose, per cui c'è bisogno del chirurgo, cioè
bisogna svuotare le mucose nasali perché si forma quelle che noi chiamiamo rinite medicamentosa, per cui i vasocostrittori non fanno parte del nostro bagaglio terapeutico. Allora, deve essere un piccolo pronto soccorso. Questa terapia farmacologica, professore, ci sono degli effetti collaterali? Tutte le persone lo possono prendere, oppure magari bisogna fare attenzione perché magari sono anche cortisoni, insomma. Allora, direi che quelli che usiamo oggi sono molto sicuri, mentre in passato gli antistaminici davano sonnolenza in oltre il 40% dei pazienti, i nuovi antistaminici, come diceva Giulia, possono dare anch'essi un po' di sonnolenza, ma in genere sono ben tollerati. Effetti collaterali significativi non ce ne sono, c'è stato un periodo in cui alcune molecole di antistaminici determinavano disturbi del ritmo cardiaco, adesso questi nuovi non danno disturbi di questo tipo. I cortisonici inalatori sono utili, efficaci, vengono assorbiti in meno del 5%, ma già quello che noi mettiamo è una quantità di microgrammi, è minima, quindi non abbiamo preoccupazioni di questo tipo. Poi c'è un'altra molecola di cui non abbiamo parlato, che è uno stabilizzatore di membrana, che è il sodio cromoglicato, il nedocromile sodico. Questo ha più un'azione preventiva ed è difficile da usarlo anche per questo, cioè bisognerebbe cominciare prima, ma il paziente sta sempre male, insomma è abbastanza complicato. Allora, prima si fa comunque la terapia farmacologica, professore? Un tentativo di vedere come vanno due mesi o una stagione con la terapia farmacologica, in genere lo facciamo, a meno che il paziente già non ce lo dice, perché se il paziente ci dice sono 4 anni che io prendo questo e questo e non risolvo il problema, è inutile che io perdo un altro anno di tempo ad osservarla. Sono pronto a cercare di modificare la sua reattività immunologica e quindi il vaccino. Allora, iniziamo a prendere qualche telefonata, professore. Allora, Maria Bonaria, buongiorno, benvenuta a Cuore dei Giorni. Buongiorno. Buongiorno, signora Dalla Maria. Dalla Sardegna, sicuro. Sì. Ecco, perfetto. Allora, Maria, può fare la domanda, il professore è qui. Sì, io sono 45 anni che sono allergica e ho usato tanto cortisone neocortofen nasale, che adesso me l'hanno levato perché non si trova più, dice. Però sono sofferente proprio da morire, adesso è un periodo, sono 20 giorni che non respiro e sono arrivata al punto dalla rinita allergica, sono presa all'orecchia, agli occhi, al naso, alla gola, alla bronchite. E adesso ho una tosse proprio che mi viene da giù ai bronchi, che non riesco a respirare. Sono intollerante, mi dicono all'ospedale, mi avevano detto che intolleranza, non allergico, loro l'hanno chiamato. Però non posso prendere medicinali, antimedicinali non li prendo perché mi tappa proprio il petto e mi fa allergie. Sono disperata e vorrei una soluzione perché sono sofferente proprio, che cosa posso fare? Quanti anni adesso sto facendo delle inalazioni con Prontinal, signora, è un'altra cosa che signora, ci vedo sempre. Signora, quanti anni ha lei? Sono un po' vecchiarella, ho 72 anni. Ma è giovancella, ma quale vecchiarella? Allora, professore. Ma dunque, il problema purtroppo è l'età ed è anche i 45 anni di sintomatologia. Questi discorsi si devono fare 40 anni fa, 30 anni fa. Cioè, da quello che racconta la signora è probabile che lei abbia una rinopatia vasomotoria non allergica che si è complicata, come accennavamo prima, con dei disturbi respiratori polmonari. Il consiglio di non prendere i farmaci antinfiammatori è legato forse a questo, perché il fatto che gli abbiano detto lei non è allergica ma intollerante probabilmente significa che hanno fatto l'esame allergologico, non è risultata allergica, però lei è sintomatica, è una quindi rinopatia vasomotoria probabilmente polipotica che sta dando l'asma bronchiale. Il trattamento di queste forme è solo un trattamento farmacologico. Gli antistaminici funzionano poco e niente, i cortisonici nasali possono essere utili, l'aerosol con il cortisone può essere utile. C'è un'altra molecola di cui non abbiamo parlato prima, che sono gli antileucotrienici. Gli antileucotrienici si associano agli antistaminici nel gestire le manifestazioni da infiammazione sia allergica che non allergica ed è un ottimo preventivo anche dell'asma bronchiale. Quindi adesso bisognerebbe conoscere, capire l'obiettività, guardare la spirometria e prendere la decisione. Non abbiamo parlato del vaccino, non siamo arrivati a parlare del vaccino, professore. Dobbiamo parlare assolutamente del vaccino perché, come dire, è la terapia del futuro, è la terapia che salva, come dire, insomma, le persone che soffrono. È l'unica terapia eziologica, quella che cura la causa e non il sintomo, perché tutti gli altri farmaci sono dei sintomatici, cioè avviene l'allergene
viene a contatto con le mucose, la reazione allergica si manifesta, noi con i farmaci, gli antistaminici, i cortisonici, blocchiamo il sintomo, ma non l'infiammazione che va avanti e ci dà le complicanze. Nel caso di Giulia, Giulia ha adottato insomma il vaccino. Certo, allora... con Giulia, con i farmaci non siamo riusciti a farle fare una vita normale, per cui con il vaccino ci è voluto più di un anno, perché abbiamo dovuto modificare la qualità, la diagnosi, abbiamo ripetuto l'esame, eccetera. E per cui adesso, allora, come stai adesso Giulia? Allora, ormai da quanti anni sei uscita fuori da questo, sì, come dire, da questa tortura? Perché sì, poi immagino che per te la vita non sia stata facile dal punto di vista, insomma, per giocare, per studiare, sì, per tantissime, sì, cose. Adesso? Saranno un paio di anni che sto decisamente meglio, e soprattutto quest'anno che è stato l'ultimo del vaccino, riuscivo ad andare al parco tranquillamente senza dovermi coprire gli occhi oppure senza dover essere rinchiusa in casa. Ma tu allora uscivi sempre con il kit sicurezza, tua mamma aveva sempre, sì, qualcosa dietro, non lo so, l'antistaminico, l'antistaminico dietro, sì sì sì, però insomma, certo, adesso è fatto 4 anni il vaccino, l'abbiamo sospeso quest'anno, sì, la teniamo un annetto ancora in osservazione e poi l'abbandoniamo ai fasti della vita. E ai fasti della vita, sì, per fortuna, cioè, 17 anni, per cui, insomma, una vita davanti. Devo dire, il vaccino, una volta assunto il vaccino, è perenne? In questo caso perché 4 anni sono venuti? Dunque, non lo sappiamo se è perenne. Allora, la nostra esperienza è che minimo bisogna fare 3 anni di vaccino, questa non soltanto la nostra ma anche le linee guida internazionali. Perché? Perché se lo facciamo anche un anno solo, anche se abbiamo un ottimo beneficio, il non rischio che dopo un anno i sintomi ritornino è forte. Allora, minimo bisogna farlo per 3 anni. Bisogna raggiungere un beneficio superiore al 70% e questo deve essere confermato per 2 anni consecutivi. Dopodiché si sospende il vaccino. Non abbiamo test per sapere se questo paziente è protetto per tutta la vita o se è protetto solo per un certo periodo di tempo. Le posso dire... nelle nostre esperienze di osservazione. Certo. Allora, circa il 50% dei pazienti che fanno il vaccino e che ne hanno un beneficio stanno bene tutta la vita. Quindi io mi auguro che Giulia stia, insomma, bene per tutta la vita. Un 25% dei pazienti che fanno il vaccino e ne hanno beneficio stanno bene chi un anno, chi 3 anni, chi 10 anni, ma dopo un po' di tempo ricominciano ad avere i sintomi e devono rifare un altro ciclo di vaccino. E infine c'è un 25% che si sensibilizza a nuove cose, perché noi non nasciamo allergici alle graminacee o al dermatofagoide, noi nasciamo allergici, quindi la tendenza all'allergia ci rimane perché è un fatto costituzionale. Quindi dopo il trattamento con il vaccino per gli acari, per esempio, uno si può sensibilizzare alle graminacee o alla paritaria e quindi si intraprende un nuovo ciclo. Allora, professore, ha un costo questo vaccino, io immagino? Cioè, non tutte le regioni lo riescono a passare, a dare gratuito, pochissime. Per cui è un costo significativo anche per le famiglie. Non è un costo eccessivo, però è un costo reale per una famiglia, perché considerate che viene a costare circa 500 euro all'anno un trattamento di questo tipo. Allora, noi stiamo cercando, con l'aiuto dei nostri rappresentanti delle società scientifiche, e prima di questa crisi avevamo fatto già un buon lavoro, di avere almeno una partecipazione dello Stato all'acquisto di questo vaccino, tipo il paziente lo compra e tu mi dai il 50%, oppure le ditte, certo, abbassano i costi e lo danno allo Stato con un forte sconto. Purtroppo questo si è fermato con la crisi economica. Anche perché i dati sono fanno riflettere, perché insomma nel 2050, se non sbaglio, insomma, il 40% della popolazione europea, sono dei dati che non voglio allarmare, non vogliamo fare, anzi tutto il contrario, anzi noi vogliamo, questa è una trasmissione di servizio per aiutare le persone che ci stanno ascoltando ad avere... Bisogna pensare questo, Giulia ha smesso di prendere i farmaci, allora i farmaci sono a carico del sistema sanitario nazionale, e allora se da una parte si spende, dall'altra si risparmia. Certo. Giulia non corre più il rischio di essere ricoverata per una crisi di asma, almeno in questo momento. 4 giorni di ricovero costano 12.000 euro. Perfettamente. Insomma, bisogna essere logici e pratici. Esatto, esatto. Stiamo parlando di allergie, soprattutto ci siamo concentrati sulla rinite allergica. Professore, per concludere, non c'è stato tempo, dobbiamo parlare anche dell'asma. Ci sarà un'altra, la prossima volta ci concentreremo, senza la nostra Giulia, dicevamo. No, Giulia, per fortuna, ormai l'asma con la rinite, non la deve, insomma, avere più. Ecco, questo è importante. Un consiglio per concludere, professore, a chi ci sta seguendo da casa, per... Ma un consiglio è quello di non gestire personalmente, autonomamente i propri sintomi. Cioè, non si può, perché uno soffre di rinite, andare in farmacia, chiedere un vasocostrittore e usarlo per 6 mesi e poi troviamo le complicanze che abbiamo detto prima. Quindi parlarne col medico curante,
se c'è il sospetto di un'allergia, fare la diagnosi. L'allergologo di esperienza ti dà il trattamento farmacologico e immunologico per ridurre la tua... E quando prima si comincia, meglio è. Evitiamo le complicanze delle malattie allergiche nasali. Allora, grazie, professor Domenico Schiavini. Grazie a voi. Grazie alla nostra Giulia per essere stata qui con noi, per averci raccontato la sua storia. Grazie. Insomma, buon studio, in bocca al lupo per tutto davvero.